Giorni importanti per l'Università di Urbino, che il 22, 23 e 24 aprile 2013 ha proclamato i primi 22 laureati italiani in restauro abilitati alla professione. Un primato significativo per l'Ateneo Urbinate e un titolo importante per i giovani restauratori. Tra questi, Lorenza Bagnarelli, che ha sviluppato una tesi sulle opere di Land Art conservate al Parco Botanico Culturale di Sant'Anna del Furlo. A seguirla nel suo lavoro di tesi, i prof. Benedetta Fazzi, Alice De Vecchi, Laura Baratin, Elvio Moretti e Sara Bertozzi. E mi sto interessando di queste opere esposte all'aperto e più che altro per ciò che riguarda i problemi di conservazione e di restauro che queste opere possano avere e quindi richiedere. E stiamo appunto intervistando i vari artisti attraverso un questionario per capire qual è la loro opinione riguardo diciamo un po' al futuro di queste loro opere, se vogliono che sussistano nel tempo e quindi vengano eseguiti interventi su queste opere oppure vogliano lasciarle diciamo al loro degrado naturale. Molti di questi artisti appunto considerano l'opera fatta in natura e quindi che debba ritornare in natura, quindi parlare di restauro non è come dire, appropriato, e, perché questa corrente artistica nasce per appunto tornare in natura, per cui si parla più che altro di manutenzione, di conservazione. E, per affrontare meglio il problema abbiamo deciso di chiedere anche ad altri parchi e riserve a livello nazionale e internazionale che espongono opere appunto di land art e non solo, per capire come loro operino in questo contesto, quindi quali sono le operazioni conservative e manutentive che eseguono appunto su queste opere. In particolare, il prof. Moretti ha seguito la parte di georeferenziazione. Io mi occupo ormai da molti anni di sistemi informativi territoriali e questa è stata un'occasione molto particolare di capire come la rappresentazione cartografica e la conoscenza del territorio dal punto di vista di tutta la parte tecnica legata alla cartografia, alla topografia e alla rappresentazione degli oggetti spaziali si potesse legare con un concetto che anche se ormai da decenni è comunque conosciuto, che è quello della land art, ma ha una specie quindi di museo all'aperto, qualcosa che fosse sostanzialmente una connessione logica tra un parco e un museo, cioè un museo perché in questo siamo abituati noi a vedere l'opera d'arte e a contestualizzarla, un parco perché siamo abituati naturalmente a avere il parco come tipo di protezione ambientale. Qui i due concetti si uniscono tra loro e diventano un unico concetto. Naturalmente i mezzi tecnici e quindi i software, gli hardware utilizzati per la rappresentazione di queste caratteristiche dello spazio, qui vengono contestualizzati in un discorso molto più ampio che non implica soltanto il fatto tecnico, ma anche quello storico-artistico, quello culturale in genere, ed è quindi un'occasione unica per vedere come possiamo valorizzare un territorio attraverso la tecnica, ma anche attraverso l'arte, insomma, un qualcosa che ci dovrebbe spingere un pochino oltre, non più un concetto unico di conservazione, ma un concetto che si allarga alla fruizione, naturalmente a un buon livello di conoscenza.